Ciao, buongiorno! Anche oggi è terminata la nostra diretta, come sempre del martedì mattina, dove parliamo un po' di musica. E abbiamo fatto un salto nel 1969, oggi abbiamo parlato di rock 1969, abbiamo ascoltato tantissimi, tantissimi brani, a partire da loro, che sono stati coloro che hanno aperto un po' con la musica prog. Poi una bellissima copertina questa, dicevamo, abbiamo fatto un po' la storia da Woodstock, ma anche a quella che è stata poi praticamente il concerto di Altamont, dove insomma era scappato anche un morto, ma neanche i Rolling Stones che stavano suonando in quel momento insomma si erano accorti dell'accaduto. Ma abbiamo parlato un po' della musica prog che è nata in quegli anni, 1969, abbiamo parlato dei King Crimson, abbiamo parlato degli Yes, che sono stati coloro che per quanto riguarda la musica prog l'hanno un po' portata avanti. Abbiamo ascoltato anche un brano dei Carole King, che si era separata nel frattempo, si era messa con un altro, aveva fondato un nuovo gruppo, un nuovo album che però non ebbe tantissimo successo, anzi fu proprio un flop. Nel 1969, ma a luglio, muore anche, se vogliamo raccontarlo e ricordarlo, Brian Jones dei Rolling Stones. E oltre a Jimi Hendrix, anche Jim Morrison scrive una, diciamo così, poesia, Ode to LA, che viene poi musicata con il brano Riders on the Storm e viene praticamente pubblicato. E noi ci siamo ascoltati anche i Doors. Per poi fare un salto a quelli che sono stati, se vogliamo, anche i Genesis e i Pink Floyd, che sono tra coloro che nel campo del 1969 hanno poi raccontato quella che era la storia della musica un po' più psicadelica e non solo. E questo invece era l'album dei Doors, dove è stato estratto Riders on the Storm e LA Woman. Questo è un po' quello che ci siamo raccontati oggi. Poi insomma c'è chi come Pachi anche ricordato che nel 69 c'era anche un tipo di come si dice, di aperitivo particolare col nome Blu. Abbiamo fatto un salto però negli anni 80 con un gruppo spagnolo per salutare i nostri amici spagnoli che stavano lavorando per questo periodo un pochettino duro e difficile per tutti con il Covid. Che dire, io mi sono divertita, spero di aver preso dei brani che vi abbiano fatto piacere, che vi abbiano fatto un po' anche, come si dice, ritornare indietro negli anni 60 e riscoprire come sempre ogni tanto un po' di buona musica. Se vi va, martedì prossimo siamo nuovamente qui a raccontare. Raccontarci altre storie, magari flop, magari no, e dovremmo andare in ordine, quindi 1970, ma insomma, metterò un post e vedremo che cosa andremo ad ascoltare, magari grazie anche ai vostri suggerimenti e alle vostre storie. È tutto, un abbraccio, a presto, ci vediamo martedì prossimo con altra musica. Ciao!